Bella Orridi! Oggi parliamo di complottisti. Perché si crede ai complotti? Quali sono i complotti più assurdi in circolazione? Quali sono i rischi? Tutto questo e i discorsoni. Lo show pagato dal sistema per fare un po' di pubblicità ai poteri forti. Sigla! La vita di una vongola non deve essere molto divertente. Sei lì, nel tuo guscio, che passi la vita a filtrare l'acqua tutto il giorno. Il massimo che puoi fare è tirare una scoreggia per muoverti di qualche centimetro. Finché un bel giorno ti ritrovi su un sasso con un tizio che ti butta un po' di sale a un centimetro dalla faccia. E tu mica ci pensi due volte. Tiri fuori la lingua e ci tiri una leccata, così, per curiosità, per spezzare la monotonia. Lecchi che ti rilecchi, ti piace, perché ti ricorda la tua vita, ma è molto meglio. E non puoi più farne a meno, finché non ti ritrovi in discoteca a pippare sale nei cessi in compagnia di una cozza incontrata nelle fogne. Ecco, l'uomo con le fake news è più o meno così. Signore e signori, allacciate le cinture, perché si parte per un viaggio che si preannuncia molto movimentato. Un saluto da Mattia! Cominciando con le leggende medievali sul fantomatico regno del prete Gianni pieno zeppo di creature mitologiche, fino ad arrivare al grande complotto dei gesuiti che li vede responsabili di ogni fatto storico, per giungere poi ai massoni e agli ebrei, possiamo dire che l'ossessione per il complotto sia nata con l'essere umano, come diceva Popper. Tuttavia, la nascita del complottismo recente può essere datata a pochi decenni fa. Ci troviamo negli anni 60. Gli Stati Uniti cominciano a sentire la mancanza del suono delle mitragliatrici e così decidono di partire per portare un po' di pace nel lontano Vietnam. Si cominciano a diffondere gli ideali hippie e di controcultura e così nel 1963 Gregory Hill e Kerry Thornley fondano il discordianesimo, ispirandosi alla dea greca del caos Eris. Si tratta di una religione costruita sull'idea che l'ordine fosse solo un'illusione, che alla base di tutto ci fosse il caos. Ecco da dove hanno preso spunto tutti gli ultimi 422 film della Marvel. Come ogni religione che si rispetti, ha una sua Bibbia, chiamata Principia Discordia, che contiene tutti i concetti che sono alla base dell'operazione Mindfuck, un progetto che è nato con l'obiettivo di portare le persone a un tale stato di confusione da far crollare le loro credenze, giungendo così a una sorta di illuminazione. Ah, forse non ve l'ho detto, ma è nato tutto per scherzo. Giochi di ponte, una penitenza, una burla. Durante gli anni 70, poi, il concetto di caos prese piede e venne studiato in tantissimi ambiti, e così le teorie del discordianesimo attecchirono molto più di quanto i loro creatori avrebbero mai creduto. Proprio dappertutto, cioè, tipo, pensate che Playboy ha tolto pagine alle zizze per dedicarle ai complotti, cioè, una cosa inaccettabile! Inaccettabile! Mai più! Bene, Antonio! Passano gli anni e viene pubblicata la trilogia Illuminatus. Vi dice niente? La seta degli Illuminati arriva sulla cresta dell'onda, sotto forma di una forza oscura che vuole conquistare il mondo. La differenza sostanziale è che fino ad ora non c'erano buoni o cattivi, ma solo un po' di casotto. Invece da questo momento in poi le teorie complottistiche prendono forma in un noi contro loro e i complottisti si vedono un po' come gli eroi che lottano contro il sistema. Tu mi odi solo perché sono nero, Tom. La vera proliferazione dei complottisti arriva con l'avvento di internet e dei social network, che di fatto hanno contribuito a decentralizzare quello che era il potere dei mezzi di comunicazione mainstream, portando alle masse fonti di informazione poco affidabili e dando una voce a tutti. Altri fatti importanti che hanno reso i social l'ambiente perfetto per l'incubazione del complottismo sono lo sfruttamento del potere della comunità per creare identità e la polarizzazione portata dalla radicalizzazione algoritmica, cioè il fatto che l'algoritmo ti propone quello che ti piace, detto in breve. Mannaggia, è tutta colpa dei social network, quindi ci aveva ragione Franco 48 mentre mi insultava su Facebook. Aspetta. Ri-
ridurre il problema ai social vorrebbe dire non riconoscere il fatto che alla base della proliferazione delle fake news ci sia un problema di domanda, non di offerta. I social sono solamente un mezzo. Altrimenti, oscurando Mediaset, mi calerebbe la voglia di fregna. E a me piace tanto Mediaset. Umberto Eco sottolineò la convinzione che la psicologia del complotto nasce dal fatto che le spiegazioni più evidenti di molti fatti preoccupanti non ci soddisfano, e spesso non ci soddisfano perché ci fa male accettarle. Bro, ma quanto sei saggio! Porca merda! E non lo si fa sempre con cattiveria, eh? Lo spiega ad esempio lo psicologo Rob Brotherton nel suo libro Menti sospettose, perché siamo tutti complottisti. Non bisogna credere che le teorie del complotto siano solo una questione di nicchia che interessa solamente una piccola frangia paranoica dell'umanità. Tutti noi possediamo una mentalità cospirazionista in qualche misura, perché è radicata nelle nostre teste e dipende da come funziona il nostro cervello. Cioè, male! Come esempio, nel libro vengono riportate diverse scorciatoie psicologiche attuate dal nostro cervello, come ad esempio le due figure che vi mostro ora. Nella prima immagine potete individuare una barca a vela nascosta, mentre nella seconda, niente! Non c'è niente! Eppure venivano scorte immagini anche tra i puntini e linee disposte a caso. Non esiste alcun legame fra i punti, eppure uniamo i punti che preferiamo per raccontarci la storia che ci suona più familiare. Ma lo sai che questo qui è un Garpez, uno dei più grandi scultori viventi, eh? Ma scultore che cosa? Ma guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, eh? Frederick Lordon, economista e filosofo, ha avanzato l'ipotesi che alla base della sindrome complottista altro non c'è che la reazione naturale di una comunità che vorrebbe trovare una spiegazione razionale a quanto sta vivendo, ma ha la sensazione di non avere accesso alle informazioni necessarie perché gli vengono negate per una precisa volontà dall'alto, e quindi, come diceva Pasolini, la tendenza al complottismo è ciò che ci libera dal peso di doverci confrontare con la realtà. Insomma, meglio dire che non glielo dicono piuttosto che ammettere che non ci capiamo una madonna. Le teorie del complotto sono avvincenti, costruite in modo ingegnoso e soddisfano egregiamente la nostra necessità di semplificare una realtà complessa. Tuttavia, seguono tutte lo stesso schema ricorrente. Sono tutte cazzate. Distorcono tutte tre fattori. Chi sono i soggetti? Qual è il movente? E quali sono i mezzi a loro disposizione? I soggetti. Nel complottismo spesso non c'è neanche la necessità di identificare realmente qualcuno. Basta dire loro. Il movente. Spesso nei complotti non si capisce perché qualcuno debba fare qualcosa. Vabbè dai, al massimo ci spariamo un vogliono controllare il mondo. I mezzi. Solitamente qua si esagera e basta, ma se vogliamo fare un po' di caciara, tiriamo in ballo un po' di associazioni segrete a caso. E se proprio vogliamo fare le cose fatte bene, mischiamo tutte e tre le cose. Sacrifico massoneria, vaccini e 5G, e evoco complotto sionista occhi blu! Insomma, usando i tre fattori che abbiamo appena visto, si può creare una teoria del complotto su tutto. Basta decidere qualcosa che ci sta sulle palle, mischiare un po' le carte in tavola, mischiare un po' i legami causa-effetto e il gioco è fatto. In questo periodo, chiaramente, la cosa più famosa sono i Novax. Ci abbiamo anche fatto un video a riguardo. Cliccate per vederlo. Ma vediamo, grazie al nostro amico Mattia, il cospiratore in ciabatte, i migliori complotti in circolazione. Rettili mutaforma controllano il nostro mondo, assumendo sembianze umane e accaparrandosi il potere politico per manipolare le nostre società. Sono arrivati dallo spazio migliaia di anni fa, bevono sangue umano e sono riconoscibili per come sbattono le palpebre e per gli occhi verdi. Oh cazzo! I democratici e i loro amici gestiscono un traffico di bambini a scopi satanici, abusando di loro in una pizzeria. Già che sei lì, hai già i booster pronti. L'Area 51 custodisce i corpi degli alieni morti nello schianto di un'astronave in New Mexico nel 1948.
E secondo me pure il 1948, esattamente 3 anni prima del 51. Il nome dell'area. Coincidenze? Beh, credo di sì. Alcuni pazzi sostengono l'esistenza di una regione chiamata Molise. Ah, no, aspetta. L'elite ebraica cerca di conquistare il mondo attraverso 24 azioni ben definite, tra cui la diffusione di ideali liberali e il controllo dell'umanità attraverso i media e la finanza. Aspetta, dove ho già sentito una roba simile? L'uomo sulla luna? Bah! Un fotomontaggio! Chiaramente tutto girato negli studi di Hollywood, perché... perché... perché? Insomma, potremmo andare avanti all'infinito, tipo citando il famosissimo 5G! Oppure le ultra famose scie chimiche! Però c'è... ci sono anche robe divertenti, Tipo, ad esempio, Avril Lavigne è morta ed è stata sostituita da una sosia, così come Paul McCartney anni fa. Elvis, invece, è vivo e vegeto, al contrario dei dinosauri che non sono mai esistiti. Le ossa sono tutte finte. Tante storie che hanno addirittura portato alla creazione di vere e proprie associazioni, come la famosissima QAnon, una setta di estrema destra che raccoglie complottisti di vario genere e li aizza addosso a vari personaggi a scopi politici. Insomma, tante storie, una più surreale dell'altra, addirittura alcune in contrapposizione, ma sostenute dalle stesse persone. Incredibile! Infatti, secondo alcuni studi psicologici, chi crede a una teoria del complotto tenderà molto più facilmente ad accettarne delle altre, perché il complottismo non è una storia singola, ma è proprio una visione del mondo. L'abbiamo visto anche in Italia, no? Con le varie manifestazioni no mask, no vax, no fax. Basta fare un mischione e si va tutti in piazza, no? Perché l'importante è lamentarsi per qualcosa che non ci soddisfa, no? Ma quindi, quali sono le conseguenze? Che se può fa? È finita l'era della ragione, il consenso scientifico è delegittimato e alcuni demagoghi stanno facendo appello ai nostri peggiori istinti per alimentare teorie del complotto che ormai sono diventate il mainstream. Ah no, aspetta, questa l'ha detta Sacha Baron Cohen, che è quello che fa Borat. Però ha senso, no? Quello delle teorie cospirazioniste è diventato un vero e proprio mercato con domanda e offerta, e la mano che lo muove è quella del potere, con politici e personaggi di spicco che velatamente sfruttano questo malessere di fondo verso i vincoli normativi per accrescere il proprio consenso. La costruzione di argomenti fittizi e strumentali soddisfa due principali spinte. Una spinta psicologica, con la ricerca di un capro espiatorio, e una spinta egocentrica, che dia una legittimazione al rifiuto di regole e restrizioni. Perché dai, alla fine le regole stanno a tutti sul cazzo. Per dirla in parole semplici, vi riassumo le conseguenze del complottismo in 3 semplici frasi. 1. Proposta di soluzioni immaginarie e semplici e bocciatura di tutte quelle che non ci piacciono. 2. Odio verso il sistema, ovvero colui che impartisce i divieti, cioè lo Stato. 3. Emersione di un anarchismo che giustifica comportamenti indisciplinati come fossero disobbedienza civile. Semplificando, danni alla collettività. Capite quindi che il problema non è da poco. Parliamo di mistificare la realtà creando degli anarchici guidati dall'ignoranza. Che detto così sembra un po' complottista in effetti. Ma la soluzione non è certo quella di prendere per il culo i complottisti come facciamo noi. Anziché deridere, occorre informare, istruire, rendere appetibile una realtà che altrimenti sembra così banale. Far capire che non è informandosi su cose che nessuno ci dirà mai.com che si scopre la realtà, ma affidandosi a delle fonti serie che ricercano la realtà laddove si cela. Come facciamo noi bradipi sapienti? Iscrivetevi al canale così diventeremo potentissimi! Bella orride, abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se avete domande, scriveteci un commento e se ne volete di più, iscrivetevi al canale. E se volete un bel riassunto... riassuntone! Il complottismo è insito nell'uomo. Internet funge solo da cassa di risonanza per far entrare dentro di noi qualcosa che ci manca. Il complottismo è come Rocco Siffredi.
I complotti nascono nel tentativo di dare risposte ad avvenimenti che non capiamo, alla necessità di trovare un nemico da infamare per le cose su cui siamo insoddisfatti. Tipo, io sono convinto che esista un'organizzazione che spinge la pizza all'ananas. Se no non me la spiego. Questo porta ad anarchia e odio verso un sistema che non esiste. È un circolo vizioso da rompere investendo sull'informazione e sulla formazione delle persone, come hanno fatto i miei genitori con me. Anche se poi sono uscito youtuber.